which is a non-governmental organization and non-profit institution engaged in educational field and social problem solving in Timișoara. In Romania, is not a problem like in other countries from Europe in this regarding this domain, regarding immigration. Romania is a transit country in most of the situations. So very few immigrants are staying in Romania, approximately 5%. Buonasera a tutti, sono Florin Bacioiu, vengo dalla Romania e lavoro per una ONG, un'organizzazione che lavora per promuovere l'educazione e la risoluzione dei problemi sociali a Timișoara. In Romania in realtà l'immigrazione non è un problema, perché la Romania è sempre stata un paese di passaggio, di transito, tanto che soltanto pochi immigrati rimangono in Romania, solo il 5%. But it's very important for me, for us to be part of this project. It's very important for us to be here in front of you. I heard very nice presentations from the others co-speakers, from you and the others guests for you, and very nice informations too. I will present the training course from Timișoara. The training took place between 12th and 13th October last year, and at the Embassy Cafe, a place where immigrants and non-governmental organizations carry out various cultural accommodations, activities and events. Però nonostante questo ci tenevamo molto ad essere qui e a far parte di questo progetto. Quindi è molto importante per me essere qui oggi e ho ascoltato delle presentazioni molto interessanti come la sua e come quella anche degli altri oratori, informazioni anche molto preziose da ascoltare. Oggi vi presenterò il corso che si è svolto a Timișoara presso il Caffè Embassy il 12 e 13 ottobre. Il Caffè Embassy è un luogo dove gli immigrati e le organizzazioni non governative svolgono delle attività e degli eventi culturali. We had a very important partner, Aidrom Timișoara, an organization which supports asylum seekers, refugees and migrants from Romania through social counseling, material assistance, medical services, Romanian language courses and cultural accommodation. But this course attended 20 people from 7 different countries: Syria, Iraq, Egypt, Afghanistan, Saudi Arabia, Yemen and Germany, some of them being students, other refugees in Romania. Il nostro partner è stato Aidrom Timișoara, un'organizzazione che supporta i richiedenti asilo, i rifugiati e i migranti della Romania attraverso attività di counseling sociale, di supporto materiale, servizi medici, corsi di lingua rumena e iniziative culturali. Hanno partecipato 20 persone a questo corso, 20 persone che provengono da 7 diversi paesi, come la Siria, l'Iraq, l'Egitto, l'Afghanistan, l'Arabia Saudita, lo Yemen e la Germania. Alcuni di questi erano studenti, altri invece rifugiati in Romania. In those 2 days, the course we discussed about human rights, multiculturalism and intercultural exchange, aspects of legal order and models of integration. E nei 2 giorni di corso gli argomenti affrontati sono stati i diritti umani, il multiculturalismo e lo scambio interculturale e aspetti anche di tipo legale, quindi l'importanza del diritto penale nel processo di integrazione e la prevenzione della radicalizzazione oltre ai modelli di integrazione.
The first topic of the first day was supported by our partner, Aidrom Timișoara, which highlighted the essential aspects related to this topic, based strictly on the personal and professional experience gained in his work with migrants. We talk about the ideas, customs, and social behavior of a particular people or society promoting intercultural exchange. The learners were impressed by the way information was transmitted, cooperated, and asked questions. Il primo argomento è stato trattato in collaborazione con Aidrom Timișoara e ha sottolineato aspetti anche legati all'esperienza personale e professionale del formatore stesso. E abbiamo parlato di idee, di costumi, del comportamento sociale di un popolo in particolare o della società, promuovendo sempre lo scambio interculturale. E i discenti sono rimasti positivamente colpiti anche dalle informazioni che sono state trasmesse, hanno collaborato e hanno fatto delle domande. These are some pictures on this event. The second part of the first day was an extremely important aspect of this project. Fundamental human rights was presented by my colleague Amalia. She's a specialist in legal issues and legislation related to the migratory phenomenon and trainer from CPIP Timișoara. In the presentations, we discussed about the historical perspective on human rights, important documents, examples of human rights defenders, explaining the significance of human rights for the functioning of a democratic society. The presentation was also well anchored in the life of the migrant in Romania and managed to create a series of debates desirable and useful to the purpose and objectives of the project. Qua vedete alcune foto e la seconda parte della prima giornata si è incentrata su un tema molto importante, ovvero quello dei diritti umani fondamentali. E la mia collega Amalia Taran si è occupata di questa parte, è specializzata in aspetti legali e nella legislazione per i migranti e è diventata quindi formatrice di questo progetto. E durante le presentazioni abbiamo parlato del punto di vista storico sui diritti umani, quindi abbiamo citato documenti importanti, abbiamo fatto l'esempio di celebri difensori dei diritti umani, abbiamo spiegato il significato dei diritti umani per il funzionamento di una società democratica e la presentazione ha fatto anche riferimento alla vita pratica dei migranti in Romania ed è riuscita a dare avvio a una serie di dibattiti che sono utili per raggiungere gli obiettivi del progetto. Second day, other themes. First of it, it's about aspects of legal order, the importance of criminal law in the process of integration and prevention of radicalization. Preventing radicalization on the one hand and victimization among migrants on the other hand are essential aspects of the project. This topic was presented by me and I thought it's very important for immigrants who come in a new country with new culture, with new laws. It's very important for everybody, from institutions, from organizations, from communities, to help them to integrate, to help them to show them what is the reality of our country, of our town. Gli argomenti del secondo giorno, innanzitutto questioni di ordine legale, quindi come prevenire la radicalizzazione da una parte
e la vittimizzazione dei migranti dall'altra, tematiche di fondamentale importanza. Mi sono occupato io di questa parte e credo che sia molto importante spiegare la legislazione del paese in cui si trovano i migranti, perché i migranti arrivano in un paese nuovo, con una legge, con delle leggi completamente nuove. Quindi come istituzioni o nel mio caso come associazione dobbiamo fare di tutto per poter aiutare queste persone ad integrarsi e mostrare loro come funziona il nostro paese. It's very important for them to understand the differences, the legal differences between our penal law and their penal law. It's very important for them to understand that when they are doing something bad, they are being punished by Romanian law and not by them law. Quindi è fondamentale che comprendano gli aspetti legali del paese in cui si trovano e che ci sono delle differenze, ad esempio, fra il loro diritto penale e il diritto penale della Romania. Quindi se commettono una azione criminale in Romania saranno puniti secondo il diritto penale rumeno e non quello del loro paese di origine. And the last point of the last day was presented by the same Flavius, our partner, who gave a captivating presentation with a permanent interaction with the audience, managing the extraction of the most important ideas related to the process and the integration capacity of migrants. E poi l'ultimo argomento del secondo giorno è stato affrontato sempre da Flavius, quindi dal nostro partner, Aydrom Timișoara, che ha fatto una presentazione molto interessante con un'interazione costante con tutto il pubblico. È riuscito infatti ad estrapolare gran parte delle idee che sono legate al processo e alla capacità di integrazione dei migranti. At the end of each course day, the trainees and the trainers had the opportunity to socialize and discuss in a less formal setting around oriental style snacks. E alla fine di entrambe le giornate, sia i formatori sia i discenti hanno avuto anche l'opportunità di continuare la discussione, di socializzare in un contesto meno formale, quindi portando anche merendine e snack orientali. Thank you.